Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere questo glitch a costo zero. Prima di iniziare però, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del Team Glitch che troverete nella descrizione e di iscrivervi ai canali Telegram dove troverete supporto per fare il glitch o semplicemente scambiarvi casi Bogdan. Requisito per fare questo fantastico glitch, ragazzi, Arena War con all'interno tutte LGRH8. Più ce n'avete, più soldi farete. Dovrete avere un amico in sessione insieme a voi che dovrà semplicemente avviare un lavoro da titano. Partiamo subito con il glitch. Salite sulla prima LGRH8 e fate freccia destra per portarla all'interno appunto officina meccanica. Vi consiglio comunque, una volta finito di fare il glitch, i soldi guadagnati di spenderli in proprietà o auto che vi piacciono. Una volta all'interno dell'officina, ragazzi, vi si aprirà questa tendina. Andate su vendi, qui ora vi dirà il veicolo che verrà venduto a costo zero. Fate X su questa icona, vi dirà: vuoi davvero vendere quel veicolo? Rimanete su quella schermata. Ora in alto a destra vedrete il secondo schermo. Dite al vostro amico di andare su Option Online, attività, avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. E una volta che sarà nella lobby, quello che dovrete fare è semplicissimo. Quindi aspettiamo il nostro amico che sarà nella lobby e a questo punto voi tasto Option e andate su Online Giocatori, selezionate il nome del vostro amico e fate Unisciti a partita. Quindi una volta fatto Unisciti a partita ci uscirà questo messaggio di attenzione: diciamo al nostro amico di abbandonare la lobby del Titano. E una volta che sarà tornato nell'online, noi velocemente dovremmo premere due volte il tasto X. Rimaniamo sul secondo messaggio di attenzione. Qui ci dovremmo rimanere più o meno per 5-6 secondi. Non appena avete contato 5-6 secondi, fate X e vedrete la telecamera che vi riporterà all'interno dell'arena. Se tutto è andato bene, ci sarà la vostra LGRH8. Quindi ora fate triangolo per scendere dalla macchina. E andate a prendere un'altra LGRH8 e subito dopo premete freccia destra. Quindi ora freccia destra, partirà la solita animazione che entriamo dentro all'officina. Come vedete c'è anche l'altra LGRH8. Qui ora si buggerà un attimo l'auto, ma tranquilli, non appena vi esce questo menu a tendina, cliccate su Modifica Bennis, quindi la prima voce, su LG Retro Custom anche qui fate X e ora velocemente cerchio, 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 esci dall'officina. Ora ci sarà questa schermata nera, comunque non appena tornerete all'interno della vostra arena, le auto saranno sparite, ma guardate in alto a destra e vedrete i soldi accreditati. Bene ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale, passate per i canali del Team Glitch sotto nella descrizione, noi ci vediamo alla prossima, bella per tutti!